Riparte oggi una nuova stagione del Castello Magrath. Ebbene sì, finalmente quest'anno riusciamo a riaprire le porte, riaprirle anche nei nostri tempi, quindi alla fine di aprile e non più in ritardo come l'anno scorso. Speriamo di avere un'apertura un po' più serena, senza la spada di Damocle di una possibile chiusura nuovamente, ma insomma noi ci crediamo. Apriamo con una mostra, un insieme di mostre a dire la verità, quindi un ricordo di Carlin Bergoglio con i suoi quadri, ma anche con le sue caricature. Il tema delle caricature è principalmente quello del ciclismo, proprio perché quest'anno Rivarolo è una delle tappe di partenza del Giro d'Italia, e proprio per rimanere legati al ciclismo abbiamo anche le biciclette da corsa storiche del dottor Ghiggio. Paolo Ghiggio, che ci ha anche aiutato nello strutturare in qualche modo l'esposizione, una mostra che è legata al territorio, che ha voglia di far conoscere due realtà diverse, quella della pittura e quella del ciclismo, ma che si abbinano molto bene insieme. Felici anche di ospitare scuole, finalmente le scuole ripartono nelle gite e vengono a trovarci, e noi non possiamo che esserne felici. Abbiamo già una serie di prenotazioni e questo ci rende veramente gioiosi, perché vedere bambini e ragazzi che apprezzano questi spazi, che non vedono l'ora di venire a trovarci con i nostri giochi di logica, con i nostri percorsi di visita guidata, sia nel castello sia nella cittadina di Rivarolo, abbinandoci al nostro testo sulla guida turistica per giovani turisti, scritta qualche anno fa appunto dall'associazione. Quindi una ripartenza alla grande. Sì, finalmente si torna alla normalità. Si torna alla normalità. Abbiamo ancora qualche vincolo, tipo l'utilizzo della mascherina all'interno delle sale, ma abbiamo dei numeri un po' più ampi di nuovo per gli ingressi. Abbiamo in mente una serie di serate musicali, di presentazioni di libri. Una in particolare sarà legata proprio a Paolo Ghiggio. Verrà a presentare, questa è una data già fissata, il 14 di maggio, quindi abbastanza vicina, sarà un sabato pomeriggio, dove lui presenterà il suo nuovo libro prodotto con l'editore Ever. E una cosa interessante da dire: i libri del professor Ghiggio, del dottor Ghiggio, saranno in vendita qua al castello, e tutto ricavato andrà a una onlus di Chiaverano, cui lui dona molto tempo, attività, e quindi è anche un'opera di bene, oltre che una piacevole lettura per gli appassionati di ciclismo. Fino a quando resteranno in esposizione queste mostre, e gli orari e i giorni di apertura del castello? Allora, questa esposizione rimarrà fino alla metà di luglio. Quest'anno abbiamo, oltre alla domenica pomeriggio, aperto dalle 15 alle 19 fino alla metà di ottobre, quindi il nostro iter solito. In più quest'anno abbiamo un'apertura aggiuntiva. Questo mese di maggio, proprio in occasione della tappa Giro d'Italia, saremo aperti anche il sabato pomeriggio, sempre dalle 15 alle 19, e tutti i primi sabati del mese, quindi il primo sabato di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Questa apertura del sabato viene fatta in collaborazione con la Proloco, che ci darà una mano per assisterci all'ingresso, ecco, fare la sorveglianza all'ingresso. Noi ci occuperemo delle visite guidate, come solito, insomma, la nostra attività di routine, ma ampliata come giornate. Thank you.